dentro la scatola. Ehi, dentro la scatola. Questi sono i bordi della scatola, ma sono sempre qui, anche se lui fosse in guardia così. Questi sono sempre i bordi della scatola, ossia, finché lui ha le spalle posizionate qua, anche fosse in guardia... guarda, tutti, tutti. Dentro la scatola è sempre qui, ok? La scatola non è finita perché lui non ha più le braccia. Quindi cosa vuol dire? Se il mio colpo con la traiettoria va oltre la scatola, quindi vuol dire che anziché fare quello che facevo prima, faccio questo, tendo a dargli il vantaggio della misura, ok? Mi muovo le mani in qualunque posizione, no? Però se io vado dentro, anche se lui parte da qua, io vado dentro la scatola, parti, io sono sempre dentro. Anche se lui fosse veloce, tira. Lui va nel mio esterno, capito? Non è mai nell'interno. Inizialmente lo vediamo come esercizio importante che stiate tutti in questa posizione all'inizio. Ma è per capire, ma questa scatola qua, questi qui sono i coperchi delle scatole, ma lui può combattere anche scoperchiato, ok? Bene, si vede già la sorpresa, va bene, però... Allora, quindi, se... Mi ha portato la cosa. Allora, per quello che è arrivato in ritardo, cosa credo? Devo andare a trovare. Devo essere col cuoricino. Allora, quindi, il movimento nell'interno, cominciamo il primo esercizio con 5 secondi di scatola a testa. Tocca a lui. Io lo testo, avete visto? Cosa testo? Perché l'arrivo può anche essere tutto nella scatola. Però la scatola è grossa. Cosa vuol dire? Che se lui per tirare su 3 che entra qua, però lo allarga così. Quello è fuori scatola. Il mio era dentro. Non buono, capito? Lui anche da lì deve essere sempre che non deve fare questo, deve sempre entrare dentro la scatola, ok? Quindi anche se parto da qua, non è che fa questo dentro la scatola. Dentro la scatola è dalla partenza, quindi il mio caricamento è sempre qua, sia lungo o corto. Chiaro, soprattutto sui ganci, nel lungo capite anche meglio. Cosa vi voglio dire io quando vi correggo in continuazione questi ganci orrendi che tirate? Perché se io tiro un 2 e io tiro un buon 3, ok, se lo allargo tanto rischio che questo 3 sia più corto del 2, ok? Una questione di che braccia sono uguali, perché uno avrebbe il braccio tanto più lungo, ma normalmente se non sei focomelico le braccia sono uguali, quindi se allargo troppo c'è quello. Quindi il mio 3 deve essere ellittico verso l'interno perché abbia la stessa misura. Oltretutto cosa succede? Quando io lo colpisco per effetto o della penetrazione del mio colpo, oppure perché lui schiva, oppure perché all'impatto lui si muove, il colpo dopo dovrebbe essere lievemente più lungo, mai lievemente più corto. Quindi faccio 2-3, il 3 che non va mai a segno, è dovuto a questo, la misura è più corto, mentre invece semmai deve essere più lungo. Ok? Questo per spiegare principalmente i colpi più importanti, poi lo stesso discorso lo posso fare col 5, col 6, vedi? Anche qui, piego, carico, sempre nella scatola, non troppo oltre, ok? Qui oltre la scatola, cosa vuol dire? Tirami un pugno, sono in traiettoria, arriva prima lui, vedo, dentro questa scatola qui, dentro, ma che lui ci sia o no? Dentro le sue spalle, non troppo dall'esterno, proprio importante tanta meccanica del corpo, tanto movimento, ok? Quello non si può fare solo col braccio, quello non si può fare con le gambe tese. Io lo provo a fare con le gambe tese, ma il braccio per caricarlo deve fare così, capito? Non può fare un movimento forte rimanendo qua, però avete bisogno di questa dinamica che mi permette di entrare dentro la scatola. Adesso lo parliamo. Lo faccio a lui. Testami, capito? Se il suo pugno
cerca di tirarmi mentre io sto facendo i miei 3-4 attacchi. Va il mio esterno. Buono. Ok? Se siete usciti dalla scatola, è uscito più di voi. Ma l'obiettivo è di non uscire. Se no, no buono. Capito? Prego, coppia, via.